E lei è stata anche protagonista di un episodio, quello di Tortora, in cui i magistrati napoletani sono stati giudicati e condannati senza che potessero dire quali sono gli elementi ad accusa nei confronti del presentatore. Ora io mi chiedo se in uno Stato democratico sia possibile che dei magistrati esercitino la loro funzione, che è fondamentale per uno Stato democratico e civile, senza il consenso dell'opinione pubblica. Oggi questo processo inquisitorio comporta progressivamente un deterioramento dell'immagine e della credibilità della magistratura, che rende quasi impossibile o quantomeno molto difficile alla magistratura di esercitare le sue funzioni. Quindi tra i due costi, forse è meglio il costo che può portare il procedimento accusatorio, con questa aggiunta che i grandi fatti di strage con il processo inquisitorio non hanno permesso che si scopressero i responsabili. Grazie. Devo fare una piccola precisazione, perché lei ha citato il caso Tortora, nel quale io sono in qualche modo, non dico compromesso, ma in un modo molto esplicito partecipe. È ingiusto che si accusino due magistrati che non hanno la possibilità di dire le ragioni per le quali loro hanno spiccato un mandato d'arresto per Tortora, e Tortora è ancora oggi costretto in casa sua, dove non può uscire perché è un imputato. Ma mi sembra ancora più ingiusto che il processo a una persona che si chiami Tortora, Rossi o qualunque altro cognome lei vuole venga fatto attraverso le indiscrezioni che dal Palazzo di Giustizia di Napoli sono uscite proprio sui giornali. Ogni giorno Tortora ha imparato le accuse che aveva contro di sé aprendo i giornali. Questo secondo me è il modo più scorretto, perché Tortora è già stato condannato da una parte dell'opinione pubblica per mezzo di queste notizie che sono state diffuse e non possono essere venute fuori che o dalla polizia o dai magistrati. C'è stato un magistrato che ha voluto conservare l'incognito e che per me è un cialtrone, perché non è uno che prende le sue responsabilità, che è intervistato da un altro giornalista, che per me è scorretto perché non ha detto la fonte dalla quale ha avuto queste notizie, che ha lanciato contro Tortora delle accuse infamanti, si è mangiato i soldi dei terremotati, aveva una nave iscritta a non so quale registro navale e teneva depositato l'atto in banca, e c'è il suo numero di telefono, tutte cose che sono risultate false. È su questa base che alcuni come me hanno preso le difese, non dell'imputato Tortora che deve essere giudicato, ma di un sistema che io personalmente considero ignobile. E adesso continuiamo il discorso. Posso soltanto dire che, a quanto, siccome mi sono un po' dato carico, sia pure come semplice cittadino, di verificare quello che lei dice, sembra da processi in corso relativi ai fatti da lei denunciati che la realtà sia stata diversa. Ma io parlo della realtà che conosco, perché io non ho nessun'altra fonte. Purtroppo è quello. Che è quella. Comunque, ma non c'è posso alcuna aggiunta su una cosa che è incontrovertibile. Un membro del Consiglio Superiore della Magistratura è entrato nella storia, membro del Tribunale di Napoli, dicendo che i magistrati di Napoli si sono comportati benissimo. Ora, questo signore dovrebbe conoscere gli atti come li conosco io, cioè niente. Per la carica che ha in un paese civile sarebbe preso, sollevato dall'incarico, come si dice, e messo da qualche parte. E questo continua a esercitare la sua funzione, non solo, ma col ditino alzato e severo verso quelli che non la pensano come lui. Effettivamente questo, i magistrati non dovrebbero intervenire nei dibattiti. Invece anche se non è un magistrato, sarà un magistrato che risiede a Napoli, ma mi pare che non ci sia nessun magistrato del Consiglio Superiore che appartenga alla città. Ancora peggio, perché da un altro tribunale sarebbe andato a guardare le carte che ci sono al Tribunale di Napoli. Quindi l'opinione di questo signore conta perlomeno come la mia. Ma qui non stiamo discutendo del caso Tortora. In un regime democratico e in una società libera siamo perfettamente d'accordo. Direi che il corrispettivo dell'indipendenza dei magistrati è il diritto di critica dell'opinione pubblica e della stampa nei confronti del comportamento dei magistrati.